confonde un valente uomo con un bel detto la malvagia ipocrisia dei religiosi. Emilia, la quale ha presso la fiammetta sedea, essendo già stato da tutte commendato il valore e il leggero castigamento della marchesana fatto al re di Francia, come alla sua reina piacque, baldanzosamente a dir cominciò. Né io altresì tacerò un morso dato da un valente uomo secolare a un avaro religioso con un motto non meno da ridere che da commendare. Fu dunque, o care giovani, non è ancora gran tempo nella nostra città, un frate minore, inquisitore dell'eretica pravità, il quale, come che molto si ingegnasse di parer santo e tenero amatore della cristiana fede, siccome tutti fanno, era non meno buono investigatore di chi piena aveva la borsa che di chi di scemo nella fede sentisse. Per la quale sollecitudine, per avventura, gli venne trovato un buono uomo, assai più ricco di denar che di senno, al quale, non già per difetto di fede, ma semplicemente parlando forse da vino, da soperchia letizia riscaldato, era venuto detto un dì a una sua brigata se avere un vino sì buono che ne berrebbe Cristo. Il che, essendo all'inquisitor rapportato, ed egli sentendo che i suoi poderi erano grandi e ben tirata la borsa, cum gladis et fustibus, impietosissimamente corse a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non di ciò alleviamento di miscredenza nello inquisito, ma empimento di fiorini della sua mano ne dovesse procedere, come fece. E fattolo richiedere, lui domandò se vero fosse ciò che contro di lui era stato detto. Il buon uomo rispose del sì, e dissegli il modo. A che l'inquisitore santissimo e divoto di San Giovanni Barbadoro disse: «Dunque hai tu fatto Cristo bevitore e vago dei vini solenni, come se egli fosse Cinciglione o alcun altro di voi bevitori, embriachi e tavernieri, e ora, umilmente parlando, vuoi mostrare questa cosa molto esser leggera. Ella non è come ella ti pare, tu n'hai meritato il fuoco quando noi vogliamo come dobbiamo verso te operare». E con queste e con altre parole assai, col viso dell'arme, quasi costui fosse stato Epicuro negante all'eternità delle anime, gli parlava, e in breve tanto lo spaurì che il buono uomo per certi mezz'anni gli fece con una buona quantità della grascia di San Giovanni Boccadoro unir le mani, la quale molto giova all'infermità delle pestilenziose avarizie dei chierici, specialmente dei frati minori, che denari non osano toccare, a ciò che egli dovesse verso lui misericordiosamente operare. La quale unzione, siccome molto virtuosa, avvegna che Galieno non ne parli in alcuna parte delle sue medicine, sì e tanto adoperò che il fuoco minacciatogli di grazia si permutò in una croce, e quasi al passaggio d'oltremare andar dovesse, per far più bella bandiera, gialla gliele pose in sul nero, e oltre a questo, già ricevuti i denari, più giorni appresso di sé il sostenne, per penitenza dandogli che egli ogni mattina dovesse udire una messa in Santa Croce, e all'ora del mangiare davanti a lui presentarsi, e poi il rimanente del giorno, quello che più gli piacesse potesse fare. Il che costui diligentemente facendo, avvenne una mattina tra le altre che egli udì alla messa un evangelio, nel quale queste parole si cantavano: «Voi riceverete per ognun 100 e possederete la vita eterna», le quali esso nella memoria fermamente ritenne, e secondo il comandamento fatto, lì a ora di mangiare davanti all'inquisitor venendo, il trovò desinare, il quale l'inquisitor domandò se egli avesse la messa udita quella mattina, al quale esso prestamente rispose: «Messer sì», a cui l'inquisitor disse: «Udis tu in quella cosa niuna della quale tu dubiti o voli ne dimandare?» «Certo», rispose il buon uomo, «di niuna cosa che udissi». «Dubito, anzi tutte per fermo le credo vere. Udinne io bene alcuna che m'ha fatto e fa avere di voi e degli altri vostri frati grandissima compassione, pensando al malvagio stato che voi di là nell'altra vita dovrete avere». Disse allora l'inquisitore: «E quale fu quella parola che t'ha mosso a aver questa compassione di noi?» Il buono uomo rispose: «Messere, ella fu quella parola dell'Evangelio, la quale dice: voi riceverete per ognun 100». L'inquisitore disse: «Questo è vero, ma perché t'ha perciò questa parola commosso?» «Messer», rispose il buon uomo, «io ve il dirò, poiché io usai qui, o io ogni dì veduto, dar qui di fuori a molta povera gente, quando una e quando due grandissime caldaie di broda, la quale, a frati di questo convento e a voi si toglie, siccome soperchia davanti, perché se per ognuna 100 ve ne fiano rendute, di là voi n'avrete tanta che voi dentro tutti vi dovrete affogare». Come che gli altri che alla tavola dell'inquisitore erano, tutti ridessono, l'inquisitore, sentendo trafriggere la loro brodaiuola ipocrisia, tutto si turbò, e se non fosse che biasimo portava di quello che fatto avea, un altro processo gli avrebbe addosso fatto, perciò che con ridevole motto lui e gli altri poltroni aveva morsi, e per bizzarria gli comandò che quello che più gli piacesse facesse, senza più davanti venirgli.